in realtà avevo già iniziato l'anno prima con debutto, se non mi sbaglio, a Pisa in Macbeth, che mi costò parecchie discussioni con la casa discografica che mi voleva mandare in giro a destra e a sinistra, io invece volevo. E poi di quel Sanremo ricordo soprattutto il mio ritorno a casa, perché io sono partito per Sanremo, ripeto, come poco più che un pianista di piano bar conosciuto in un raggio di 20-30 chilometri, no? E sono partito così, senza aspettative, senza così, cercando con l'animo di fare del mio meglio. Sono tornato, avevo vinto Sanremo e ho trovato tutto il paese fuori, lì nel piazzale della mia frazione, ad aspettarmi. E io ho pensato deve essere successo qualcosa di strano, perché cioè, e c'era sul ponte, avevano messo un cartello, c'era scritto grazie Andrea di aver messo in piedi Sanremo. E poi ho trovato tutti fuori lì che mi aspettavano, avevano organizzato anche dei fuochi, delle cose così. E io ho pensato, ma qui ci deve essere stata un'epidemia, una cosa, ne sono impazziti, perché cioè, c'era bisogno di tutto questo, no? E ci è voluto un po' perché la situazione si normalizzasse poi, perciò... giusto però, così. Però ecco, questo ricordo di questo abbraccio, questo affetto dei miei compaesani, che mi ha fatto piacere. Allora...